Degli antichi castelli incuriosisce la vita che hanno visto passare, che in parte trattengono ancora. Chissà quanti sogni, battaglie, feste sono rimaste su queste torri. I sogni che noi di itinerari turistici siamo venuti a prendere per portare nelle vostre case in questa nuova avventura. Benvenuti a Marostica, benvenuti all'antica fiera di San Simeone. Ci troviamo nel Medioevo e più precisamente nel XIII secolo, dove la falconeria era una vera e propria arte, sì, l'arte di andare a caccia, vero? Sì, l'arte di andare a caccia con il falco, con i rapaci, che ha visto la sua epoca d'oro proprio nel Medioevo, grazie a Federico II, che è stato il primo che ne ha scritto un manuale. Queste mura sono di epoca un po' successiva, però ecco, la falconeria in epoca medievale era uno sport, chiamiamola, ma noi ci piace definirla arte per nobili, di andare a caccia appunto. Siamo qui oggi per fare appunto delle spiegazioni di carattere didattico, didattica sul mondo dei rapaci, notturni, diurni, specie autoctone, alloctone, e sì, come gruppo ci siamo prefissate questa missione didattica. C'è sempre un alone di mistero attorno a questi animali, ma che carattere ha un animale come questo? Cosa mangia? Come vive? Allora, partiamo dal fatto che il rapace rimane sempre un animale selvatico, anche se adesso li vedete così mansueti, tranquilli, eccetera, comunque non si può rapportare a un animale domestico. Quindi il rapporto che noi abbiamo con il rapace è un rapporto di stima reciproca, diciamo. Non è di dipendenza, questa è la prima. È un animale libero. È un animale che comunque è un essere libero. Poi un'altra caratteristica bellissima di questi rapaci è che in generale tutti gli uccelli sono molto intelligenti, molto più di quello che si pensa. C'è qualche aneddoto interessante su questi animali misteriosi? Loro determinavano, a seconda della specie, la nobiltà del falconiere che li usava per la caccia. E quindi in una data contea un falconiere poteva possedere un tipo di animale piuttosto che un altro. Quindi passiamo dallo sparviere, l'astore, il girfalco, il falco pellegrino. Il girfalco solo all'imperatore. Oggi grandi spettacoli qui a Marostica, ma noi dal Castello Superiore facciamo un salto giù anche al Castello Inferiore. Venite con noi. Siamo partiti dal Castello Superiore, ma noi alle nostre spalle abbiamo anche il Castello Inferiore e il nostro sindaco Matteo Mozzo. Buongiorno. Buongiorno Ida, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. È un altro grande momento per la nostra città, la nostra comunità e l'intero nostro territorio, soprattutto per tutto il comparto agricolo. Io ringrazio tutti gli operatori che si impegnano insieme all'amministrazione comunale e all'associazione di categoria per realizzare questo grande momento di comunità. Beh, innanzitutto la mattina abbiamo cominciato oggi con la sfilata che è durata ben 20 minuti, quindi tutti i mezzi non solo del comune di Marostica ma di tutto il territorio che lavorano con le mani nella terra hanno sfilato per le vie del centro storico per poi posizionarsi in stazione delle Corriere per attendere il Don che li benedicesse per una prosperosa e buona annata. Adesso ci prepariamo ad avere il momento ufficiale con i saluti delle autorità e dopodiché ci saranno vari punti dove i cittadini e i turisti potranno godere delle prelibatezze del nostro territorio. Abbiamo lo stand della protezione civile dove raccolgono i fondi vendendo naturalmente le castagne cucinate al momento. Ci sono gli stand delle, naturalmente della Coldiretti di Campagna Amica che vendranno i prodotti durante tutto l'arco della giornata e gli apicoltori che regaleranno soprattutto i più piccini degli spettacoli magnifici e racconteranno la storia del loro lavoro, il lavoro con le api,
e dentro al castello inferiore troverete la spezieria e naturalmente la grande mostra dei funghi. Centro storico, storicità, enogastronomia, grande mistero, grandi feste. Inoltriamoci subito, sindaco, grazie. Andiamo. Non potete immaginare il profumo, sì, perché a Marostica nasce un nuovo prodotto. La peca del Salvaneo, ma è il classico sanguanello? Esatto, è questo polletto rosso che si diverte a fare i dispetti ai contadini e quindi in giro per le colline e per le fattorie va a fare questi dispetti. La peca perché è l'impronta del Salvaneo. Quindi la peca è l'impronta del sanguanello e questo sarebbe il dolce a lui dedicato. Esatto, lui si innamora di Feliziana, questa bella bionda come l'uva vespaiola e con le labbra rosse come la ciliegia GP di Marostica e quindi lui si innamora, ma c'è questa storia che chi pesta la peca del Salvaneo perde la memoria. E quindi purtroppo Feliziana ha pestato la pecca e lui per riconquistarla cosa fa? Si inventa questo nuovo dolce in ricordo delle loro passeggiate tra le colline. Facciamo così, per tutti gli innamorati che stanno perdendo la loro fidanzata o il loro grande amore, portate in dono la pecca del sanguanello perché riprenda non solo la memoria della mente, ma anche quella del cuore. Grazie. Si dice giornata bagnata, giornata fortunata. Sì, perché comunque il sole noi qua ce l'abbiamo con le nostre tende dei Col Diretti, vero Ilenia? Questo giallo che illumina le nostre giornate anche uggiose. Come ogni anno non può mancare il mercato di Campagna Amica, i prodotti a chilometro zero, perché è giusto che la Fiera di San Simeone parli di tradizione, di ruralità e di casa. E questi sono i prodotti che ci sono a casa nostra, nelle nostre campagne, nei nostri territori, nelle nostre colline. E camminando, siamo arrivati in centro piazza, dove c'è questo tripudio di colore arancione. Sì, perché qui, in questa stagione, non può sicuramente mancare la zucca con il suo concorso più famoso, Zucca più Zucca. È un concorso bellissimo. Quest'anno pensate che abbiamo una zucca di 140 kg, però è la zucca più grossa. Per non parlare di quella più lunga, che misura 281 centimetri. Ce ne sono di tutti i colori e per tutti i tipi. Decisamente. Poi ci sono delle composizioni bellissime, perché abbiamo moltissime persone che arrivano e con le zucche grandi, piccole, fanno delle composizioni. Abbiamo anche un'oca. Già, esattamente. E guarda questa oca bellissima, questa anatra bellissima. Eccola qui. E pensate, è una zucca. Ilenia, ma cosa dici? Noi entriamo allora, andiamo a vedere anche cosa c'è sopra quel carrettino. Andiamo a vedere. Ecco Ilenia, senti il rumore delle foglie. Sì, è bellissimo. Ed eccolo qua, il nostro carretto con questo tripudio di colori e di sapori. Il radicchio, le zucche. Ma quanto bello è. È bellissimo poter mangiare questi prodotti in questa zona, l'enogastronomia di questo territorio. È una delle cose più belle e delle quali io da assessore vado veramente fiera. Bello poter anche fare l'aperitivo qui in centro paese, perché tu mi dicevi, sì, in queste serate d'autunno si respira un'atmosfera veramente particolare. Siamo quasi vicino ad Halloween. Quasi, quasi, ma sai che lì dentro sì, c'è sempre qualcosina che ci aspetta? Andiamo a vedere cosa ci aspetta di misterioso dentro il castello. Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Ma è proprio vero. E quanto coraggio qua ci vuole, Ilenia? Qui ci vuole tantissimo coraggio. Già siamo in mezzo ad un cimitero.
poi, in una giornata uggiosa, se aspettiamo che cali un po' il buio... Sì, perché il castello ci aspetta con una grande festa, è vero? Sì, una doppia festa, una per i bambini e una per gli adulti. Ora lasciamo il mistero ed entriamo nella leggenda. Chi smarrisce le proprie tradizioni tradisce le proprie radici. Ma qui le radici sono veramente forti. Qui assolutamente le radici sono fortissime e basta guardarsi intorno. Marostica è partita a scacchi. E qui quest'anno è un anno particolare perché 100 anni fa si è giocata la prima partita a scacchi. L'associazione Pro Marostica ha deciso di mettere in scena e in mostra quello che è stato e che sono 100 anni di partita a scacchi, 100 anni di tradizione, 100 anni di storia e 100 anni di amore per la propria città, ma anche di amore vero e proprio. Certo, perché raccontiamola questa storia d'amore. Nasce proprio come una storia d'amore, la storia d'amore tra due contendenti e Leonora, la nostra bella Leonora. Il governatore decide, anziché di far sfidare a duello i due contendenti, di farli giocare al nobile gioco degli scacchi. Come finisce nella leggenda questa grande storia d'amore? Leonora sposa uno dei due contendenti e Oldrada sposa l'altro, ma finisce alla fine con questo bellissimo amore, questa bellissima passione in mostra fino al 31 dicembre 2024. Noi costruiamo in aria castelli grandissimi e poi li riempiamo di gioia per portarli nelle vostre case, nelle vostre menti e nei vostri cuori per sempre. E grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.